Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare il video volevo chiedervi di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Nel video di oggi vi voglio mostrare alcune delle acconciature che io molto spesso uso per andare in università, ma sono utilizzabili anche al liceo, alle medie. Insomma, per qualsiasi classe voi facciate vanno benissimo. E sono anche molto semplici da realizzare, ora ve le mostro. La prima è molto semplice, io faccio una coda di lato, dopodiché faccio un buco all'interno della coda e faccio passare la mia coda all'interno. Una volta che io ho tirato all'interno del buco i capelli, viene questa rifinitura molto elegante secondo me, che non risulta una coda normale ma un qualcosa di diverso da una coda e risulta molto molto elegante. La seconda acconciatura, anche questa è molto molto semplice. Io tiro tutti i capelli da una parte e prendo una ciocca al fondo dei capelli dalla parte opposta e faccio una piccola treccia. Una volta terminata la treccia, io la chiudo con un elastichino di quelli piccoli e leggeri, la giro come se fosse un cerchietto fino da questa parte. Siccome ho i capelli non troppo lunghi non arriva, però per non far vedere lo stacco prendo una forcina e la fisso. Ovviamente poi uno sopra ci mette i capelli e quindi questo rimane il risultato finale, cioè un cerchietto fatto coi propri capelli. Un'altra molto semplice è quella di fare una coda alta. Ok, questa è la coda alta, dopodiché prendo una ciocca abbastanza lunga e la arrotolo attorno all'elastico. Prendo una forcina e la passo sul pezzo di capello che rimane. Così vedrete il capello solo attorno all'elastico e non vedrete l'elastico, sembrerà molto più naturale. Dovete prendere, seguendo in modo dritto da un po' sopra l'orecchio, una ciocca di capelli abbastanza grande e dopodiché fate una treccia. E poi la chiudete con un elastico di quelli piccoli. Questo è il risultato che rimane dietro. Questo è il risultato finale che vi rimane dietro. Come vedete la testa rimane elegante e ordinata. Questa sinceramente è una di quelle che prediligo di più quando però ho i capelli che sono da lavare. Quindi dopo... Io di solito li lavo un giorno sì, un giorno no. Il giorno no è quando faccio questo tipo di acconciatura. La tiro dietro la testa in due parti e tiro su i capelli in questa maniera e faccio questi due chignon. Non li faccio troppo ordinati, diciamo che li faccio molto più come capitano. Uno e due. Ecco, voi magari non usate due elastici di colore diverso, usate elastici dello stesso colore, però questa è una delle acconciature che uso più spesso. L'altra, molto simile a questa, preclude che ci siano questi, ma con del capello anche sciolto. Ora vi faccio vedere. Prendo una parte di capelli, sempre dividendo a metà la testa, e l'altra la lascio giù, quella sotto l'orecchio la lascio indietro, tiro su e rifaccio lo stesso procedimento. Arrotolo tutta la ciocca, ok, e stessa cosa da questa parte. Questa è l'altra con i due tuppini, però con i capelli anche sciolti, che ovviamente potete fare sciolti così o boccolosi, come volete. Questo basilare che io uso sempre quando per esempio sto facendo qualcosa e i capelli lunghi mi danno fastidio, è il tuppo semplicemente, però lo faccio in un modo che mi ha insegnato una volta la mia amica. Tiro la testa all'indietro così, poi prendo la ciocca, prendo così, ed ecco fatto. Questo è il tuppo come lo faccio io, perché rimane un effetto di capelli attorcigliati insieme. Mi piace molto di più di quando giri i capelli su se stessi. Ok, queste erano le acconciature principali che io usavo quando andavo a scuola. Facevo anche le trecce, ma sono molto più semplici, quindi neanche ve le sto a spiegare. Vabbè, le trecce singole, dividi la testa e fai le due trecce, oppure le codine, dipende. Però la maggior parte del tempo sono sempre stata con i capelli slegati, perché avevo il difetto dell'orecchio a sventola. Ora lo vedete meno a sventola, cioè ora è a sventola ovviamente, però è molto di meno di come ce l'avevo prima dell'intervento, perché ho dovuto fare un intervento di salute e ho chiesto al medico se era possibile restringere un po' la vicinanza, perché prima era proprio così. E lui mi ha detto di sì, quindi ora mi vergogno molto di meno, ma all'inizio che era tanto a sventola mi vergognavo tantissimo e quindi tenevo sempre i capelli sciolti sopra l'orecchio. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi!